Siamo in autopilot. Ecco, su. In questo momento siamo in autopilot. Si è illuminato sul cruscotto l'indicatore che vedete là in alto, l'iconcina del volante azzurro, che indica che la macchina è in grado di guidare da sola. E in effetti, vedete, teniamo le mani vicinissime al volante per sicurezza, perché comunque il guidatore è sempre responsabile di quello che fa, e la macchina sta tenendo la strada. Gli hai detto anche di tenere la velocità? Sì, 80 all'ora. Mantiene la velocità indicata dai cartelli stradali, perché legge anche i cartelli stradali. Legge anche i cartelli stradali. Ma le prime volte che ti capita di provare l'autopilot, poi non ti senti nervoso quando togli le mani dal volante e la macchina va da sola? Mi sento molto nervoso, anche adesso. Sei vigile? Sempre sul pezzo. Ripeto, mentre in autostrada mi sento molto più tranquillo. Sì. Ecco, adesso cosa è successo? Come mai stiamo rallentando? Perché limita gli 60 all'ora. Quindi la macchina ha rilevato automaticamente il limite? Ha rilevato, però ho dovuto impostarlo io. Ok. Adesso devo prendere il controllo manuale, perché andiamo a prendere l'autostrada. Quindi non puoi fare uscita dall'autostrada mettendo la freccia? Non puoi. No, puoi fare solo cambi di corsia? Puoi fare solo cambi di corsia. Ed eccoci qua, stiamo uscendo dalla strada che abbiamo imboccato prima, adesso stiamo entrando in autostrada. Questo è l'ambiente ideale per l'autopilot. Posso guidare da sola, ed è quello che sta facendo, sta mantenendo la corsia. Vedete le due righe azzurre che indicano che sta identificando le strisce della strada, i lati della strada. Esatto. E quindi mantiene la corsia, quindi l'automobile sta sterzando da sola, mani sono sempre vicine al volante, noi siamo in curva e la macchina mantiene. Mi sta dicendo di tenere la mano sul volante? Sì, ecco, ogni tanto la macchina richiama e dice hold steering wheel, tieni le mani sul volante. Adesso andiamo a effettuare un cambio di corsia. Ok, aspetta, vai. Aspetta. Vado? Vai. Quindi hai toccato la freccia e la macchina cambia corsia e accelera. Perché non ho più ostacolo davanti. Adesso l'auto sta guardando la macchina che sta là davanti a noi in corsia. C'è il radar davanti che vede la macchina. Posso impostare che distanza voglio mantenere. Ecco, qui stiamo regolando quindi cos'è, quante lunghezze di automobile abbiamo dall'una all'altra. Esatto. Con le mani vicine. Sì, si vede bene. Ora mi sta chiedendo di toccare, quindi tocco il volante. Da sola? L'ho
gli ho dato io il comando. Ok, quindi ha letto. Ha letto. Quindi è la dimostrazione del fatto che comunque bisogna stare attenti. Certo. Non è che ci si può fidare al 100%. E questo è un caso interessante perché adesso siamo entrati in galleria e tu mi dicevi che c'è il problema di... Se c'è il sole forte in uscita in galleria, il contrasto delle linee stradali non è forte, cioè si perde, sì, l'autopilot può andare un attimo in palla, perché lui ha bisogno sempre delle linee della strada come referenza. In questo caso comunque non dovrebbero esserci problemi. Quindi il punto critico è l'uscita dalla galleria. GoPro diventa cieca per un momento, qua invece ha mantenuto. Ha mantenuto.